Radiodramma Created di Giuseppe Cosentino e Mass Media Agenzia di Sante Cosentino e Stefano Telese presentano Passioni senza fine di Giuseppe Cosentino con Maria Rosaria Virgili, Guendalina Tambellini, Jessica Resteghini, Giuseppe Scaglione, Katia Tannoia, Antonio Vitale, Giovanna Mangiù, Angelo Favale, Mariano Mascolo, Eleonora Bagliani, Mirko Ferramola, Mimmo Fornaro e con la partecipazione di Anna Calemme, special guest star Lorenzo Patanè ed Emanuela Tittoglia. Rosso non c'è e dopo vattene, lasciami un vuoto che io possa riempire di te, che un vuoto più grande infinito ti giuro non c'è. Perché passione senza fine che mi porterà a pensare che ci sto bene pure quando ci sto male. Perché passione senza fine che mi porterà a pensare che ci sto bene pure quando ci sto male. Questo sei tu. Dobbiamo andare via, potrebbe svegliarsi da un momento all'altro. Sean, siamo senza auto, dispersi in un posto dimenticato da Dio. Sì, però lui è un furgone. Se non ho capito male, lo deve aver parcheggiato sul ciglio della strada poco distante da qui. Che casino. Dai, muoviti! Non c'è tempo da perdere! Dobbiamo fuggire assolutamente! Qualche problema all'accensione. Non va, ma che bello soldato, Susanna! Spegni subito il motore! E scendi! Se non fai quello che ti dico, ammazzo la tua amichetta! Giuro che te l'ammazzo davanti agli occhi! Non vedi, miserabile, la testa sanguina! Vedi che respira ancora, non è morto fortunatamente. Allora chiamo l'ambulanza, sbrigati senza perdere altro tempo. Mamma mia, Ryan, va tutto bene, tranquilla. Io la chiamo. Se racconti a qualcuno di questa storia giuro che ti uccido. Mi hai capito, puttanella? Mi hai capito bene, io ti ammazzo. Tutto quello che è successo in questa stanza deve rimanere tra noi. E si è trattato di un incidente. Tua madre è scivolata ed ha battuto la testa. Come puoi chiedermelo? Vuoi che chiamo l'autoambulanza? Vuoi che tua madre crepi qui a terra? Figlio! Ok, va bene. Faccio quello che vuoi. Ma tu basta che chiami l'ambulanza, subito! Hai fatto la scelta giusta. Brava bambina. Mario, che ci fai qui? Ehi, mamma, cercavo i soldi per l'iscrizione all'università. Ci vado domani mattina. Te li do io i soldi. Ok. Oh, questo mobile aperto, sono sempre più distratta. Beh, meno male che i ladri non vengono qui. Dovrò proprio decidermi a mettere una cassaforte vera. Tieni. Dammi qui. Ma dove vai ora? Non credo che siano cazzi tuoi. Dario, torna subito qui. Ma questo è il modo di rivolgerti a tua madre? Dario! No! No, lasciala stare, ti prego! Aspetta. Aspetta, non puoi lasciarci qui, non puoi. Ma che cazzo vuoi, eh? Voi l'avete fatto senza pietà. Che cosa c'è? Pensi che la tua vita valga più della mia? Soltanto perché tu sei la figlia prediletta del grande magnate Cosimo De Santis. Solo perché hai potere, perché hai tanti soldi. Io merito di crepare, mentre due sciacquette come voi meritano di salvarsi. Hai detto bene. Su questo punto ci troviamo d'accordo. Una feccia come te non merita di vivere. E non lo meriti perché sei solo un vigliacco, un porco, un pervertito. E giuro, un'altra mossa del genere... Se fare solo questo, ti lasciare,
Ma la verità è un'altra. Sei solo un debole. E adesso non sai più che cosa fare. Sei con le spalle al muro, hai una paura fottuta. Siamo alla resa dei conti, andiamo. Arrenditi. Allora non ti è bastata la lezione. Tu vuoi che ti faccia male davvero? Basta! Lasciala stare! Sei solo una nullità. Un fallito. Smettila! Adesso basta! Io ti ammazzo! 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 Mio Dio! L'ho ucciso! Laura! Laura! Andiamo! Andiamo, andiamo! È inutile parlarne ancora. È finita ormai. Mi farò viva io per parlare delle pratiche della separazione. Tu sei pazza. Non esiste. Sono un uomo in vista e questo porterebbe ad uno scandalo. Fatti tuoi. La prossima volta potevi pensarci due volte prima di tradirmi con quella. Adesso non fare la melodrammatica. Zitto. Sei zitto. Sai qual è il mio più grande rammarico? Non tanto aver sprecato il mio tempo e i miei sentimenti per un verme come te, ma non ho mai ascoltato mia sorella Nora, che mi ha sempre messo in guardia da te. Che stupida che sono stata! Ma questo non succederà più! Diana! Diana! Fermati! Sono stato uno stupido, lo ammetto. Sei contenta adesso? Almeno dammi un'altra possibilità. Ti prego, Diana. Su, non fare la pazza. Non mi lasciare. Vattene! Lurido verme! Figlio di puttana! Dario cerca di far capire a Bianca di essere preoccupato per Greta e i suoi problemi con la droga. Bianca lo prega di pensare a se stesso ed aiutarla ad uscirne. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. E che palle, lo vuoi chiudere o no il becco? Ehi, siamo nervosetti stasera, eh? Sì, stasera ho i nervi a fior di pelle, scusami. Non hai l'esclusiva tu quando ti vengono le mestruazioni e diventi acida peggio di uno yogurt? Spiritoso, di questo passo ti prenderanno sicuramente a Zelig. Si può sapere cosa ti prende stasera? Allora? Tanto non hai mai tempo per me. Sei sempre in giro con le tue amiche, o sei a danza, o stai sempre a sbattere la testa sui libri. Adesso il tempo ce l'ho, quindi spara, dai, dimmi cosa c'è, dai! La ragazza di un mio amico. Ecco, lei si droga. Qualcun altro lo sa? Non credo. Io lo conosco, questo amico? No. Immagino che questo tuo amico sia molto legato a questa ragazza, no? Sì. Non vuole perderla. Che cosa deve fare? Dario, questo tuo amico deve essere forte, deve stare attento perché deve pensare a te, a sé, se vuole veramente aiutarla. È difficile, lo so. Forse hai ragione. È che mi fa bene parlare con te. Dario, devi convincerlo questo tuo amico, convincilo a restarne fuori, convincilo perché altrimenti non potrà aiutarla. Ciao mamma, è bellissimo vederti qui. Anche per me vederti mi fa sentire molto meglio. Lo sai che da quando sei qui la casa mi sembra così vuota. Dai, sto facendo il possibile per tornare il più presto a casa. Non lo so, lo so. Come sta andando la terapia? Diciamo bene, mamma. È dura, è molto dura. Ma ce la sto mettendo tutta, lo sai come ti avevo promesso. Lo faccio per me stesso, solo per me e per nessun altro. Per tornare alla vita normale e uscire da questo schifo. E tu per te stesso lo devi fare, per nessun altro. Una volta guarito tornerai da me e dalla tua famiglia. E tutto tornerà come prima, se non meglio. Te lo prometto, figlio mio. Spero vivamente di ritrovare quella serenità interiore che ho perso. E perché non mettermi con una ragazza che mi ami davvero? Eh sì.
e no come quella poco di buono di Lavinia. Tra lei e Laura scegliere non saprei. Hanno rovinato la mia famiglia. Laura è una brava ragazza, mamma. Lavinia è la vera serpenzeno. Le due sorelle Bianco sono entrate dalla porta principale in casa mia e farò di tutto quello che è mio potere di farle restare al loro posto. Questo è poco ma sicuro. Mi battezzo la grande attrice dei fallimenti. Avete ascoltato Passioni senza fine, la web radio soap di Giuseppe Cossentino. Le voci protagoniste: Ginevra, Maria Rosaria Virgili, Cosimo, Angelo Favale, Walter, Antonio Vitale, Laura, Katia Tannoia, Lavinia, Guendalina Tambellini, Daria, Gloria e Greta, Jessica Resteghini, Fabio, Mariano Mascolo, Lorena, Noemi Giangrandi, Sebastian, Alberto Mosca, Oscar, Renzo Imbroinisi, Leone, Giuseppe Scaglione, Paola, Eleonora Bagliani, Stefano, Mirko Ferramola, Carlo, Mimmo Fornaro, Matilde, Anna Calemmi. Le altre voci: Damiano, Carlo Cutolo, Tony, Aldo Failla, Michele, Ivan Boragini, Bruno, Marco Ciotti, Adriana, Gigliola Salvadori, Diana, Francesca Stagliano, Paolo, Stefano Stellino, Augusto, Gabriele Blair, Nora, Daniela Cinciotti, Viola, Marilisa Borsacchi, Lorenzo, Mirko Giacci, Antonio, Max Oliva, Bianca, Anna Calenducci, Dario, Marco Cassini, Liliana, Maria Paola Marino, Cesare, Lello Pironi, Isabel prima voce, Rita Corradi, Isabel seconda voce, Alessia Aversa, Giuliano, Pachi Agovino, Marco Beggi, Luca Marano, Giancarla, Rachele Esposito.